L'Angelus in piazza San Pietro, Papa Francesco esorta a fare passi concreti di pace e invita a pregare per Ucraina, Palestina e Israele. L'impegno per i diritti umani non è mai finito, ha ricordato. In Medio Oriente, Gaza stremata, un'ora di colloquio tra Putin e Netanyahu che intima i miliziani di Hamas, arrendetevi, è finita. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, invoca il cessate il fuoco. Ospedali sotto accusa, uno su tre in Italia non è a norma. Tra gli otto peggiori anche quello di Tivoli, dove è avvenuto l'incendio di venerdì notte, costato la vita a tre persone anziane. Proseguono le indagini, occhi puntati sul sistema antincendio. Nobel, la sedia vuota dell'attivista iraniana Narges Mohammadi, è stata premiata con il Nobel per la pace, ma lei è in carcere a Teheran, al suo posto i figli, che hanno letto un messaggio della strenua oppositrice dell'obbligo di indossare lo hijab per le donne e della pena di morte nel paese. Edizione delle 20.30, buona domenica sera a tutti voi. Nella giornata mondiale dei diritti umani, Papa Francesco nell'Angelus in Piazza San Pietro ricorda l'impegno per i diritti umani non è mai finito. Chiede passi concreti di pace e invita a pregare per Ucraina, Palestina e Israele. Rita Salerno. Papa Francesco, dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico, rinnova all'Angelus l'invito alla pace, pensando al Natale alle porte e alle popolazioni sofferenti per le conseguenze della guerra, in Medio Oriente come in Ucraina. A proposito dei diritti umani, si proteggano i civili, gli ospedali, i luoghi di culto, siano liberati gli ostaggi e garantiti gli aiuti umanitari. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele. Il richiamo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firmata proprio 75 anni fa, fornisce lo spunto a Francesco per ricordare che l'impegno su questo fronte non è mai finito, perché se tanti passi avanti ci sono stati, altri se ne sono registrati indietro. Sono vicino a tutti coloro che senza proclami, nella vita concreta di ogni giorno, lottano e pagano di persona per difendere i diritti di chi non conta. Nella seconda domenica di Avvento la raccomandazione è sobrietà e silenzio per fare spazio a Gesù. Si vuol dire andare controcorrente, valorizziamo il silenzio, la sobrietà, l'ascolto. Ed infine un pensiero per i morti nel rogo dell'ospedale non lontano da Roma. Assicuro la mia preghiera anche per le vittime dell'incendio avvenuto due giorni fa nell'ospedale di Tivoli. In Medio Oriente un'ora di colloquio tra Putin e Netanyahu. Per il segretario USA Blinken, solo Israele deciderà quando finire la guerra. Netanyahu ad Hamas, è finita, arrendetevi adesso. Antonio Soviero. Il sole tramonta sul 64esimo giorno di guerra nella striscia di Gaza e il bilancio della strage di palestinesi cresce. La vendetta israeliana per le 1200 persone uccise da Hamas il 7 ottobre ha provocato finora la morte di circa 18.000 palestinesi, poco meno della metà minori, anche neonati come questo avvolto in un sacchetto bianco nelle braccia del papà. Rozam si era sposata 6 mesi prima della guerra e ora del giovane marito gli resta solo la scarpa, racconta. I carri armati israeliani sono entrati nel centro di Khan Yunis, la seconda città nell'enclave palestinese. Per il secondo giorno consecutivo, Tel Aviv ha chiesto ai residenti di abbandonare il centro città per andare dove non si sa, visto che le forze dello Stato ebraico bombardano a tappeto tutta la striscia. E la guerra, afferma Israele, durerà almeno altri 2 mesi. Poco fa il premier israeliano Netanyahu si è appellato ai miliziani di Hamas. Arrendetevi, non morite per Sinwar, leader politico dell'organizzazione radicale sunnita e uomo più ricercato di Gaza. In mattinata Netanyahu ha avuto un colloquio telefonico di 50 minuti col presidente russo Putin. Le conseguenze per i civili a Gaza sono terribili, ha detto il leader del Cremlino al suo interlocutore. Un cessate il fuoco è vitale per porre fine all'inferno sulla terra a Gaza, ha dichiarato il capo dell'agenzia
dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi e, secondo il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, metà della popolazione di Gaza sta morendo di fame. 9 famiglie su 10 non riescono a mangiare tutti i giorni. 137 gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, che avverte non saranno liberati senza negoziati, ma al momento delle trattative non c'è alcuna traccia. In Ucraina, nonostante le condizioni meteo pessime, le truppe russe attaccano 24 ore su 24 Avdiivka nel Donetsk. In media lanciano 30-40 bombardamenti massicci al giorno, cercando di conquistarla in tutti i modi. Lo afferma l'esercito ucraino. Secondo gli USA, Putin vorrebbe prendere Avdiivka prima delle elezioni di marzo. Intanto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a Buenos Aires per la cerimonia di insediamento del presidente eletto Milei, ha incontrato i presidenti di Paraguay, Uruguay ed Ecuador per cercare di aumentare il sostegno latinoamericano alla causa ucraina. E torniamo in Italia, perché prosegue l'inchiesta sull'incendio all'ospedale di Tivoli di venerdì scorso, che ha portato alla morte di 3 persone anziane. Occhi puntati sull'impianto antincendio, e intanto in Italia si scopre che 1 ospedale su 3 non è a norma. Barbara Masulli. Dentro è rimasto solo l'odore di bruciato, tutto è devastato. Questo è un video girato da alcuni infermieri che sono dovuti entrare all'interno dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli per recuperare medicine salvavita e oggetti personali dopo il rogo in cui 3 pazienti sono rimasti uccisi. La procura sta eseguendo accertamenti sull'impianto antincendio. Al momento non emergerebbe un chiaro malfunzionamento, eppure, stando a una stima della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, addirittura 1/3 degli ospedali del nostro paese non è adeguato alle norme antincendio. Un problema che riguarda sia le strutture piccole che quelle più grandi. Nello specifico, l'ospedale di Tivoli, secondo la Genas, è inserito fra gli 8 nosocomi italiani peggiori. Saranno le indagini adesso ad accertare le cause del disastro. Al momento si procede per omicidio e incendio colposi, ma non si esclude nessuna ipotesi sull'innesco delle fiamme. Per garantire un presidio ospedaliero ai cittadini di Tivoli, nella palestra comunale Maramotti è stato allestito un punto di primo intervento a cui si aggiunge una tensostruttura predisposta all'esterno. Il presidente della Regione Lazio, Rocca, intanto ha annunciato che nella prossima seduta di giunta regionale sarà dato l'ok al progetto di costruzione di un nuovo ospedale a Bagni di Tivoli, a circa 6 km da quello vecchio. Sarà possibile grazie a un finanziamento di 200 milioni di euro già previsto prima del disastro. Nei prossimi giorni a Tivoli sarà proclamato lutto cittadino. Il cadavere di una donna di 77 anni è stato trovato in un'abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto in camera da letto, in un baule chiuso con del nastro adesivo. Nell'abitazione, quando sono arrivati i carabinieri di Mondragone, si trovava la figlia della 77enne. Si ritiene che il corpo sia rimasto chiuso nel baule 1,5 mesi. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, e al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ogni anno, nel periodo delle festività natalizie, 500.000 tonnellate di cibo finiscono in pattumiera a causa degli sprechi alimentari nelle case. Lo denuncia Assoutenti. Ma com'è possibile, dai piccoli gesti di ciascuno, poter evitare tanto spreco? Elena Seno. Ogni famiglia nell'ultimo anno ha buttato nella pattumiera in media 252 euro di alimenti. Vengono gettati più di 27 kg di cibo pro capite all'anno. Uno spreco che diventa anche più consistente durante le festività, con le tavole imbandite. Secondo Assutenti, nel periodo natalizio 500.000 tonnellate di prodotti alimentari finiscono nella spazzatura. Sicuramente è così, si compra troppo, il di più, e poi quello che avanza lo si butta. Lei come si regola? No, io sono molto oculata, diciamo, cioè compro il giusto e quindi non spreco, cerco di non sprecare, assolutamente. Io per il momento cerco di sprecare il meno possibile, e poi purtroppo c'è tanta gente che spreca. Dovremmo essere un po' più consapevoli nell'acquistare i prodotti e nel non strafare. Tra gli alimenti più sprecati, oltre ai prodotti freschi come frutta e verdura, ci sono anche pasta, pesce, panettoni, torroni e spumante. Non mancano però accorgimenti e strategie per non sprecare quanto preparato. Noi facciamo lo stretto necessario, abbiamo fatto dei tortellini fatti in casa da noi che faremo col brodo e un arrosto, basta. Non si butta niente, si conserva e si mangia nei giorni successivi.
anche il pane magari lo metti in freezer e lo mangi il giorno dopo, non si butta nulla. Se facciamo il primo non facciamo il secondo e viceversa, per cui ecco, spreco no, proprio non lo conosco. Noi facciamo la spesa proprio millimetrica, anche perché costa un sacco di soldi, quindi meglio fare le cose giuste. Ma cerco di controllare la quantità, quindi non esagerare, e poi di solito dopo il pranzo di Natale faccio un altro pranzo con gli amici in modo da finire tutto. Addio nel 2024 al mercato tutelato per il gas e l'energia elettrica. Ma cosa succederà e come devono comportarsi i consumatori? Sentiamo da Giuseppe Caporaso, anche per capire chi può essere esentato dalla scelta. Si cambia dal 1 gennaio per il gas e da aprile per l'energia elettrica. Finisce il mercato tutelato e bisognerà scegliere tra migliaia di fornitori. Iniziamo dal gas. Entro il 31 dicembre circa 6 milioni di persone che sono sul mercato tutelato dovranno scegliere un'azienda, ma se non dovessero decidere resteranno sempre con lo stesso fornitore ma ad una tariffa diversa da quella attualmente pagata. Per l'energia elettrica 9 milioni di italiani avranno tempo fino ad aprile, poi bisognerà tuffarsi sul mercato libero. Per coloro che non effettueranno nessuna opzione la situazione sarà diversa rispetto a quanto detto per il gas, perché finiranno nella società erogatrice che si aggiudicherà nelle prossime settimane l'asta pubblica sul prezzo dell'energia territorio per territorio. Non cambierà invece nulla in termini di costi sia per le bollette del gas che della luce, almeno per i primi 6 mesi, per tutte quelle categorie considerate vulnerabili: gli anziani con più di 75 anni, chi gode bonus per il disagio economico, chi ha in casa macchinari salvavite, chi è disabile e fruisce della legge 104. In questi giorni tutti siamo tempestati da telefonate di operatori che ci invitano a cambiare fornitore, ma in che modo dobbiamo comportarci? Il primo passo è andare sul comparatore di ARERA e comparare appunto le varie tariffe che ci vengono offerte, scegliendo quella più vicina al nostro profilo di consumatore. Per quanto riguarda il gas e l'energia elettrica non dobbiamo aver paura, non ci sarà alcun distacco, continueremo ad avere l'erogazione di questi due beni estremamente necessari alle famiglie. Così come continueremo ad avere la possibilità per chi è in disagio economico, per chi ha un'invalidità, per chi ha oltre 75 anni, avremo la possibilità di rimanere ancora nella maggior tutela, e questa è una proroga vera e propria che viene data per le famiglie più svantaggiate. In Argentina il primo discorso del neo presidente eletto Milei, il leader ultraliberista, ha avvertito i connazionali sulle difficoltà della ripresa economica. Per Achille Dolfini. Oggi comincia una nuova era in Argentina. Non ci sono soldi, non usa mezze misure il nuovo presidente argentino Javier Milei nel suo primo discorso da capo dello Stato. Per l'Argentina non c'è alternativa all'aggiustamento e non c'è alternativa allo shock. Abbiamo ricevuto la peggiore eredità della storia, dice il nuovo inquilino della Casa Rosada, che oggi si è insediato al vertice del paese sudamericano dove rimarrà per i prossimi 4 anni. Un mandato iniziato con uno strappo al protocollo. Il primo discorso del nuovo presidente si sarebbe dovuto tenere di fronte alle Camere riunite, ma Milei ha voluto parlare sulla scalinata del Palazzo del Congresso davanti a migliaia di sostenitori. Si è concluso un periodo di decadenza, inizia un cammino di crescita e redenzione, ha detto, annunciando poi che il programma di riforme e stabilizzazione economica avrà un impatto sul livello di attività, di inflazione e di povertà. Attraverseremo un periodo di stagnazione, ma sarà l'ultimo sorso amaro che dovrà deglutire l'Argentina. Ad applaudire il leader del partito ultraliberista La Libertà d'Avanza, anche il presidente ucraino Zelensky. Tra i due un caloroso abbraccio, mentre a margine della cerimonia il leader di Kiev ha parlato brevemente con il presidente ungherese Orban. Una giornata, quella del neo presidente argentino, iniziata con il passaggio del bastone di comando con l'uscente Alberto Fernandez e con il giuramento di fedeltà alla Costituzione. Poi una messa in cattedrale, il giuramento dei ministri e la serata di gala al Teatro Colón con la Madama Butterfly di Giacomo Puccini. L'attivista iraniana Mohammadi è stata premiata con il Nobel per la pace, ma oggi la sua sedia a Oslo era vuota. È stata assente alla cerimonia perché detenuta in una prigione di Teheran. Alessandra Camarca.
Una sedia vuota per il Nobel per la pace, assegnato quest'anno all'attivista iraniana Narges Mohammadi, che, imprigionata a Teheran, non ha potuto ritirare il prestigioso riconoscimento. La sua coraggiosa lotta per la libertà e per i diritti umani decennale le è valsa il premio che hanno ritirato al suo posto i due figli gemelli, i 17enni Ali e Chiana. Visibilmente emozionati, ma anche orgogliosi delle battaglie della madre, i due ragazzi hanno letto un messaggio di ringraziamento che la donna è riuscita a trasmettere dal carcere e in cui ha ribadito la sua condanna del regime religioso, tirannico e misogino dell'Iran. Mohammadi, 51 anni, premiata a ottobre come riconoscimento per i due decenni di lavoro in difesa dei diritti umani in Iran, rimane in carcere, dove è iniziato un nuovo sciopero della fame con la comunità Baha'i, la più grande minoranza religiosa in Iran, vittima di discriminazioni in molti settori della società. Il Nobel per la pace di quest'anno riconosce il coraggio delle donne in Iran e in tutto il mondo che lottano per i diritti umani e per la fine della discriminazione e della segregazione delle donne, ha dichiarato Berit Rice Andersen, presidente del comitato per il Nobel. Feroce oppositrice dell'obbligo di indossare il velo per le donne e della pena di morte in Iran, Mohammadi è stata arrestata e condannata più volte negli ultimi anni. Dal 2021 si trova nel carcere di Evin a Teheran. E ad Assisi, dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, è partita questo pomeriggio la Marcia della Pace, in coincidenza con il 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Marino Caldiero. È un pilastro nel riconoscimento della dignità umana, la Dichiarazione Universale dei Diritti, che compie oggi 75 anni. Lì in quel testo c'è scritto che siamo tutti uguali fin dalla nascita e che disponiamo di diritti indiscutibili. Certo, ancora oggi è una carta disattesa in parte e in alcune zone del mondo del tutto. Fu approvata nel 1948, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, come a segnare uno spartiacque con il passato, ed è stata molto più che un simbolo. Ha infatti favorito la diffusione di un sistema globale di giustizia, ma c'è ancora tanto da fare. Basti pensare ai conflitti in corso, e proprio sotto la luce della Dichiarazione Universale si è svolta la Marcia della Pace, partita da Santa Maria degli Angeli e arrivata alla Basilica di San Francesco ad Assisi. Vi hanno preso parte quasi 400 gruppi e associazioni e 100 comuni e province. L'attenzione è rivolta alla guerra in Palestina. Questa non è una marcia, è un grido di pace, è un grido per fermare immediatamente le stragi che sono in corso a Gaza innanzitutto e purtroppo in tante altre parti del mondo. La richiesta che giunge dalla marcia e diretta ai governi e alle istituzioni è di intervenire per fermare un vero e proprio genocidio, perché la pace ha bisogno di giustizia. La pace senza giustizia non fa che produrre altre guerre. E c'è un legame indissolubile fra i diritti umani, la giustizia sociale, ambientale e la pace. Anche dalle strade del poverello di Assisi arriva la voce di chi invoca un cessate il fuoco umanitario tra le parti. Volley maschile, il Perugia si ripete e concede il bis nel mondiale per club. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la Siracusa Vim ha vinto il torneo iridato. Nella finale odierna, in scena a Bangalore in India, il team umbro, allenato da Angelo Lonzeretti, ha battuto l'Intambe Minas, aggiudicandosi un altro trionfo che fa il paio con quello ottenuto lo scorso anno in Brasile in finale contro Trento. E vi ricordo, dopo il meteo, l'appuntamento con Sol. Monica Mondo incontra Nicole Forti, direttrice della collezione d'arte contemporanea dei Musei Vaticani. E per chiudere vi lasciamo con un momento del concerto di Natale tenuto stamane al Senato. Ospite il presidente Mattarella, accolto da un lungo applauso seguito dall'inno nazionale. Grazie del vostro tempo e buona serata.